Per energia eolica si intende la conversione dell'energia cinetica prodotta dal vento in altre forme di energia. Abbondante, ampiamente distribuita in tutto il pianeta, efficiente e pulita, l'energia eolica ha come applicazioni più tipiche i parchi eolici, facilmente scalabili in dimensione e potenza e particolarmente adatti a soddisfare la domanda di piccole città o piccole province. Fin dal 2002, ANEV, Lega Ambiente, Greenpeace e WWF firmano il protocollo per la realizzazione di un buon eolico. Il protocollo stabilisce un controllo totale su territorio, flora e fauna, la costante manutenzione della viabilità di accesso, la dismissione totale degli impianti a fine ciclo di vita e l'esclusione delle aree a particolare pregio o tutela. Ma quanto inquina un parco eolico? Attualmente, grazie allo sviluppo tecnologico, l'inquinamento acustico risulta inferiore al rumore prodotto in un contesto abitativo e inferiore alla musica emessa da uno stereo. Inoltre, l'inquinamento elettromagnetico è quasi nullo e non si assiste alla formazione di nessun campo elettrico. Negli ultimi anni, la Sardegna sembra diventata la terra promessa dell'energia eolica. Ma una scarsa informazione, unita a lungaggini burocratiche e vincoli restrittivi, forti resistenze alle modifiche del paesaggio e episodiche convergenze di interessi illeciti, hanno collocato la nostra isola tra le ultime regioni ventose d'Italia per potenza eolica installata. Tenendo conto del potenziale eolico ancora poco sfruttato e dell'esigenza di un deciso cambiamento di rotta nelle politiche energetiche, le prospettive di sviluppo per la nostra isola sono incoraggianti. Informati.